ragazzi, siamo ritornati qua con la seconda episodio. C'è uno slime in casa, bellissimo. Abbiamo uno slime chiuso in casa, va bene. Vediamo, ce lo teniamo qua. Comunque, stavano dicendo, mi sono organizzato e lasciamolo lì. Questo lo chiudiamo. Mi sono sistemato, ho farmato un po' di legna. Ho trovato il giro degli scudi, un po' di materiale in una cesta per in una di queste case. Ho fortificato tutto il villaggio, ok? E ho trovato questo cartello che non avevo visto prima, che è guarda bene in giro. Quindi, signore, dobbiamo guardare in giro. Non so se c'era questo, no, perché l'ho ripiantato. Magari c'è qualcosa di nascosto. Visto? Vi proteggo io. Quindi, io mi sembrava aver già guardato in tutte le case, mi sembrava. Oh no, un po' il sterminio non fa male. Raduniamo tutti. E così almeno questo avevo visto. Andiamo qua. Questo era il forno, non c'era nient'altro. Peraltro sono riuscito ad uscire, sono quasi arrivato al villaggio e sono morto 200.000 volte. Qua c'è le pozze, qua c'è questo. Qua c'è... Raga, qua c'erano dei... c'erano dei porchetti, mi sembra, no? Cos'è sta roba? No, dai, scherzavo, ti puoi muovere solo al tramonto. Questo non me lo ricordavo per niente. Va bene. Tu muori. Quindi... ci possiamo muovere solo al tramonto. Sì, ma il tramonto è lo stesso all'inferno. Cioè, abbiamo quel tempo di tramonto giusto per correre fin là. Averlo visto prima, no? Va bene, lo stesso. Comunque, io non so, mi ha droppato una carota. E sarebbe il caso di piantarla. C'è una patata, scusate, non una carota. Avevo messo la cuoce. No, è despawnato. Ho messo qua, c'è un po' di bistecche che ci serviranno, ci saranno utili. Poi, quasi quasi, facciamo una cosa. Facciamo la casa più compatta esistente al mondo. Allora, ecco fatto. E, vabbè, stesso, un blocchetto di... possiamo pure perderlo. Con il ferro... 3 di ferro e ci facciamo un secchio. Dov'è qua? Facciamo un secchiello dove andiamo a prendere l'acqua. Dove era l'acqua? E ci facciamo una farm di cibo in casa. Quindi vedendolo lì così sembrerebbe il tramonto. A vista così. Poi ci piazziamo questo qua così. Ok. Allora è il tramonto, quindi proviamo a muoverci. Ci teniamo attrezzati, tanto di roba ce ne abbiamo, vediamo se riusciamo ad andare là. Trovare un letto, skippare la notte, ci possiamo organizzare, no? E vedere cosa c'è. Queste chiudiamo per sicurezza. Quanti sono? Via! No, 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 no. No, di nuovo, no, di nuovo, no, di nuovo. Corri, corri, non ti fermare, non ti fermare. Vai dritto, dritto. Oh mio Dio, cosa vedo? Non ti fermare. Ce la possiamo fare?
possiamo fare, corri, 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 perché c'è un blocco di snelli su, questa voragine non so cos'è, vai, vai, corri, corri, non ti fermare, non ti fermare, non ti fermare, dobbiamo trovare un letto, dobbiamo trovare un letto, facciamo un letto, no, qua non ci sono letti, cavoli, mangiamo un attimo, ok. Dobbiamo riuscire a skippare la notte. Infamello. Ci serve un letto. Blocchi di diamante. Molto interessante questa cosa. Fatemi entrare. Io tutti. Fatemi dormire. Faccio una strage se non vi cavate, eh. Ok. Abbiamo fatto qua. Cibo. C'è cibo qua. Ale, ho preso fuoco. Fantastico. Vediamo di eliminare gli ultimi ribelli. Che ci sono. Porca miseria. Scusa. Scusa, scusa, non volevo darti fuoco, non volevo darti fuoco. Chi mi ha colpito? Tutto infame. Va bene, c'è morto lui. Cos'è sta cosa? No, raga, è un cannone. Che figata. Comunque. Invece è esploso il creeper, guarda che buco! Che roba inutile. Questo, no, non ho il piccone, non mi sono portato dietro il piccone. Porca miseria. E non posso neanche tornare a prenderlo, quello è il problema. Un cartografo! Un cartografo! Comunque, vediamo se qua c'è qualcosa. Diceva di trovare dei pulsanti, qua cos'è? Un libro, altre patate, un'ancora. Quindi probabilmente dobbiamo guardare attorno bene, perché se diceva c'erano dei pulsanti, noi dobbiamo guardare che ci siano dei pulsanti, se non ricordo male, che serviranno per attivare il cannone, immagino. Oppure la redstone che ho lasciato di là. Sicuro che ci sono i pulsanti. Quanti villager ci sono? Cosa c'è? Stickettini, significa torce. Un libro con. Due libri con ripristino. C'è niente qua. Muoviti! Oh, non si spostava, che cavolo! Ok, i pulsanti si mimetizzano, non abbastanza comunque. Plaf. Abbiamo preso? Sì, abbiamo il pulsante. Significa che se abbiamo il pulsante possiamo attivare il cannone, ma per cosa? Io voglio prendere sti diamanti, come faccio? Ferro, ferro. Qualcuno ha del ferro per caso qua, Zonzo? C'è qualcuno che ha del ferro? Farebbe comodo. Tu hai niente, sì. Siete dei poveri inutili, barboni. Vi stermino tutti, siete inutili. Siete dei villaggeri inutili. A cosa servite? Non fate niente, non fate scambi. Allora, mi serve un piccone, quindi mi serve del ferro. Per il ferro mi serve patate, non c'è niente. Questa la ce la portiamo via quasi quasi. Oh!
Ok, abbiamo trovato qui. Raga, questo dobbiamo assolutamente portarlo al sicuro. Ci portiamo via anche l'item frame. No, non posso, non ho più spazio. Al posto delle piume, che tanto non servono a nulla. Abbiamo il pulsante e abbiamo il vaccino numero 1, quindi dobbiamo riuscire a portarlo sano e salvo. Qua non c'è nulla. Sei inutile. Aiuto. Aiuto. Affan. Ciuffola. Ok, tramonto è iniziato. Forza! Raga, ma sono distantissimi. Forza, non perdiamo tempo. Ecco là che iniziano a spawnare gli zombie. Siete inutili come le scarpe. Là c'è un Enderman, lì c'è un ragno. Entra, chiudi, esci. Ho sentito un villager cadere. No, un villager, uno zombie, in realtà, uno creeper, scusate. Qua ci sono dei creeper, quindi. Guarda lì, c'è di fuori dalla porta. No. Guarda queste creeper infame. Non azzardarti a rubarmi. Vai, si nasconde il bastardo. Lasciatemi dormire. Cosa significa non posso dormire, Gesù, non posso dormire vicinanze? Ma non ho mai fatto fare un infarto. Dov'è che sono? Dov'è che sono? Questi sono. Aiuto! E tu da dove sei sbucato? Porca miseria, dai, lasciatemi dormire. Non posso dormire. Se non posso dormire qua, sposto il letto dove posso dormire. Allora. Non posso dormire lì, dormo qua in mezzo, va bene? Olè. E che cavolo. Boh. Allora, andiamo prima di perderlo, andiamo a posizionare il totem subito, che è qua. C'è qualcuno? Alve. E questo è arrivato prima, prima non c'era. Va bene. Ci prendiamo il primo vaccino e lo mettiamo qua. Poi ci dobbiamo prendere il piccone. Aspettate che se muoio non voglio rinascere in un brutto posto. Ok. Ci pigliamo il piccone e gli stivaletti che andiamo a...
a incantare. E ci prepariamo a fare la spedizione, quella strana spedizione, non so, andiamo a vedere. Ci dovrebbe andare anche la redstone per il, come si chiama? E quella specie di cannone fotonico che distrae. Comunque, per il primo episodio, primo, secondo episodio finisce qua. E il prossimo episodio andiamo a sbloccare il cannone, facciamo esplodere il villaggio e ci divertiamo un pochino, ok? Niente, commentate, iscrivetevi, lasciate i like, attivate la campanellina perché non sempre arrivano le notifiche, ci mettiamo in stivaletti e siamo, guardate che belli, tutti incantati.